Bene amici di AndroidBlog.it, oggi vediamo insieme la recensione completa dopo alcuni giorni di utilizzo del Sony Xperia Z3 Compact, probabilmente il miglior compatto in circolazione tra i diversi tipi di smartphone, con un hardware equilibrato e delle prestazioni veramente interessanti per il prezzo a cui viene offerto. Andiamo a scoprire insieme questo nuovo Sony Xperia Z3 Compact. Ed eccola qui la confezione di vendita del Sony Xperia Z3 Compact, di cui adesso andremo subito ad effettuare un veloce unboxing. Abbiamo qui subito il dispositivo in colorazione bianca, visto che ci è mandato dall'ufficio stampa, mentre per quanto riguarda il resto della confezione abbiamo un cavo USB di veramente buona qualità, visto che vedete è veramente un cavo robusto rispetto ai soliti e ai classici che troviamo nelle confezioni dei vari dispositivi, un caricatore ovviamente USB nello stesso stile dei vari Sony Xperia Z2 e Z3, manuale delle istruzioni è per la garanzia e un paio di cuffie auricolari non in-ear di una qualità medio-buona. Ovviamente vedete è un paio di cuffie auricolari normali e quindi non in-ear, probabilmente una nota positiva per la dotazione di questo smartphone che andiamo subito dunque ad analizzare sotto la nostra telecamera, partendo un po' da quella che è la scheda tecnica. Abbiamo innanzitutto un display da 4,6 pollici con risoluzione HD, dunque 1280x720 pixel, ed un pannello di tipo IPS LCD. La dotazione hardware invece si presenta con uno Snapdragon 801 da 2,5 GHz per 4 core, 2 GB di memoria RAM, 16 GB di memoria interna espandibili tramite microSD, di cui troviamo l'alloggiamento qui nella parte sinistra del dispositivo sotto questo sportellino e accanto al connettore micro USB, fotocamera posteriore da 20,7 megapixel con flash LED, mentre fotocamera frontale da 2,2 megapixel con degli scatti che poi andremo a vedere insieme qualitativamente parlando come si comportano. Batteria non removibile dietro questa scocca in vetro da 2600 mAh, inutile dire che è dotato di WiFi, Bluetooth, NFC, connessione LTE e anche GPS. Versione software pari alla 4.4.4 di KitKat, con la classica interfaccia Sony che siamo già abituati a conoscere con i vari dispositivi che abbiamo provato nelle ultime settimane. Andando subito a dare uno rapido sguardo esteticamente a questo dispositivo, vedete un device veramente molto compatto con soltanto 8,6 mm di spessore ed un peso di soli 129 grammi, per un dispositivo che senza dubbio si colloca nel settore dei compatti e a mio parere il miglior compatto che io abbia mai provato nell'ultimo periodo. Andiamo subito a vedere come si comporta questo device di casa Sony e partiamo subito dalle immagini di test in galleria di questo dispositivo. Andiamo poi nella cartella di test che abbiamo caricato sul nostro dispositivo e vediamo subito questo display solamente tra virgolette HD come si comporta effettivamente. Alziamo momentaneamente la luminosità al massimo, abilitiamo la rotazione per vedere meglio le immagini in questo display. Vedete una qualità dei colori veramente molto buona, forse in telecamera non rende, ma vi assicuro che per essere un Full HD abbiamo dei colori veramente ottimi. Vedete poi i neri su questo IPS di buona qualità, bianchi veramente soddisfacenti. Vi ricordo sempre nella telecamera non riesco a farvi immedesimare al massimo in quelli che sono i colori di questi display. Vedete anche qui la palette dei colori che riproduce molto bene tutte le varie tonalità colorate. Video in Full HD che adesso andremo ad analizzare insieme e cabine colorate con ottimi colori sia nelle tonalità più chiare che in quelle vedete più scure quando andiamo ad ingrandire con dei colori veramente reali, anche se paragonati ai magari ai televisori o quant'altro, riusciamo comunque ad avere un risultato veramente buono. Andiamo a riprodurre adesso questo sample in Full HD per vedere effettivamente come si comporta il lettore video di questo Sony Xperia Z3 Compact e come se la cava anche in quanto a fluidità. Vi ricordo ovviamente video sample in Full HD ed in formato MP4. Vedete, fluidità veramente buona, anche se ci andiamo a spostare nei vari momenti del filmato, vedete non ci
ci sono rallentamenti nell'interfaccia. Suono, vedete, anche molto buono grazie alla presenza di questo doppio altoparlante nella parte superiore e nella parte inferiore, che ci dà quasi un effetto, tra virgolette, stereo quando andiamo a riprodurre un qualsiasi tipo di brano. Qualsiasi tipo di brano che adesso andremo a riprodurre con l'applicazione Walkman di Sony integrata all'interno del dispositivo stesso al momento della prima accensione, e andiamo a vedere il classico sample audio come si comporta su questo doppio altoparlante dell'Xperia Z3 Compact. Vedete, sicuramente il volume non è altissimo anche se paragonato ad altri dispositivi, ma ovviamente abbiamo una qualità che è probabilmente uno degli aspetti che più si guarda all'interno di uno smartphone. Dicevamo, abbiamo una qualità audio veramente eccellente che pochi dispositivi in circolazione veramente possiedono. Poi anche l'ottimizzazione dell'applicazione Walkman, che ci permette anche di effettuare una sorta di equalizzazione del suono, ci dà un suono finale ovviamente con una qualità più elevata di quanto ci si aspetterebbe normalmente. Aspetto multimediale che andiamo a concludere nei nostri test con Asphalt 8, che metterà sotto sforzo la CPU Snapdragon 801 di questo dispositivo, che oltretutto conta anche 2 GB di RAM che servono a far girare il tutto in modo piuttosto fluido. Vediamo subito la fase di caricamento e tutti quanti le varie animazioni e l'applicazione stessa come girerà nei nostri test. Caricamento nella norma, vediamo nell'animazione iniziale se ci saranno rallentamenti. Perfetto, vedete, piuttosto fluida. Vediamo adesso nel gioco come si comporterà. Alziamo un po' il volume. Vedete, intanto l'altoparlante è veramente di buona qualità. Animazioni fluidissime. Anche il giroscopio funziona piuttosto bene, vedete, i movimenti sono piuttosto precisi, cosa che potrebbe sembrare scontata negli smartphone nel 2014, ma vi assicuro che ci sono dispositivi veramente tarati in modo pessimo che non ci permettono di fare questo tipo di test in modo decente, tra virgolette. Vedete, le animazioni sono piuttosto fluide, ma ovviamente questo compatto non è come tutti gli altri attualmente sul mercato, anche perché monta un hardware da top di gamma, ed effettivamente questo Z3 Compact un po' è un top di gamma, se non fosse per le dimensioni che molti potrebbero sottovalutare e dunque non prendere in considerazione per un eventuale acquisto questa tipologia di smartphone, che come vedete è performante anche in questo tipo di applicazioni più esigenti di risorse. Ritorniamo al menu principale, andiamo subito a effettuare il test chiamata con questo dispositivo che, vi dicevo, monta una SIM in formato nano che va inserita dietro questo slot, vedete, è dentro questo piccolo carrellino. Da qui invece questa linguetta che vedete spuntare fuori è diciamo, un piccolo manualetto in cui sono incluse tutte le specifiche di questo dispositivo, come ad esempio il numero di serie, il numero email e le varie certificazioni, che anziché andare a imbruttire, tra virgolette, il dispositivo nella parte posteriore, sono state integrate su questo, tra virgolette, foglietto di istruzione. Andiamo a rimetterlo dentro, andiamo subito ad effettuare il test della chiamata, sempre se riusciamo a rimettere dentro questa linguetta. Chiudiamo il menu, avviamo la chiamata al 155 e vediamo come si comporta questo Z3 Compact. Vede. Qualità audio complessivamente buona, volume non altissimo, ma vi dicevo anche in precedenza con il test dell'altoparlante, il volume non deve essere necessariamente alto, quantomeno di una buona qualità, e questo Sony Xperia Z3 Compact vi assicuro che di qualità nell'altoparlante ne ha veramente da vendere. Andiamo subito invece a connetterci alla nostra rete wifi, parliamo di ricezione anche sotto questo aspetto. Z3 Compact è un dispositivo che ci ha stupiti abbondantemente, anche perché nel nostro modem, che risulta essere davvero molto lontano diciamo, per quanto riguarda la connessione con i vari dispositivi, vedete,
sta mettendo leggermente in difficoltà questo dispositivo nella connessione, che è l'aspetto tra virgolette più complicato, ma una volta acquisito il segnale veramente è difficile farlo disconnettere dal nostro modem, a meno che ovviamente non ci allontaniamo moltissimo. Vediamo se riusciamo a connetterci, altrimenti proviamo a tra virgolette forzare la connessione. Vedete, siamo riusciti a connetterci, andiamo subito su Google Chrome. Si comporta nel browser, andiamo su androidblog.it e vediamo quanto è veloce nella connessione, nel rendering dei contenuti nella nostra pagina. Vedete, è già stato caricato completamente il sito, fluidità veramente eccezionale anche nello zoom, vedete in questo modo. Tap to zoom performante nelle varie situazioni, vedete qui ci permette di ingrandire tra virgolette il contenuto più piccolo all'interno della pagina, oppure in una parte specifica della pagina caricata possiamo avviare diciamo questo doppio tap per zoomare. Proviamo adesso intanto un inserimento dei testi all'interno di Discus, vedete ancora qui un caricamento piuttosto veloce sulla nostra pagina. Andiamo su Discus per provare l'inserimento del testo. Intanto connessione nostra è intasata sicuramente dal caricamento dei video su YouTube del sample in 4K di questo Xperia Z3 Compact. Vedete, tastiera molto precise, siamo andati più lentamente nella scrittura in quanto siamo abituati a schermi decisamente più grandi, quindi questo Z3 Compact risulta un po' più scomodo, tra virgolette, per noi che stiamo andando a provarlo, ma ovviamente chi acquista questo dispositivo è consapevole delle dimensioni e quindi probabilmente è il motivo in più che spinge a comprare questo tipo di dispositivo. Dicevamo, la fluidità è veramente eccezionale, vedete nello spostamento all'interno del testo, eventuali correzioni che è possibile fare in modo veramente veloce, non ci sono alcun tipo di problema nella compatibilità, nell'apertura delle varie pagine tramite Google Chrome, che è veramente ottimizzato in modo eccellente su questo Sony Xperia Z3 Compact. Altro aspetto interessante che accomuna questo Z3 Compact al suo fratello maggiore Xperia Z3 è senza dubbio la fotocamera. Fotocamera che abbiamo detto essere una 20.7 megapixel che scatta delle foto veramente interessanti e persino dei video in 4K. Andiamo subito a vedere come si comporta questa foto. Proviamo a prendere il primo oggetto che ci capita sotto mano. Vedete, messa a fuoco e scatto veramente veloci. In questo momento siamo nella modalità manuale che ci permette di effettuare vari settaggi a partire dal numero di megapixel a cui effettuare lo scatto, quindi la risoluzione massima che sono attualmente 20.7 megapixel, ma è possibile ovviamente diminuire o aumentare, in questo caso non è possibile visto che siamo al massimo, la risoluzione dello scatto della foto da 15, da 8 megapixel, da 3 megapixel, da 2. Ovviamente sono impostazioni che interessano davvero poco. Per quanto riguarda, vedete, poi vi sono anche altre impostazioni come la misurazione della luce, i valori dell'ISO, la messa a fuoco, l'HDR e molto altro. Vedete, applicazione fotocamera che è veramente curata in tutti i dettagli. Abbiamo la possibilità di scattare in modo automatico e manuale, come abbiamo fatto appena vedere. In divertimento AR che ci permette di inserire oggetti in 3D, più fotocamere con la frontale e la posteriore nello stesso momento, quindi realizzare un doppio scatto, e diverse altre opportunità, tra cui appunto la registrazione video in 4K, che diciamo assieme a tutta quanta l'applicazione fotocamera di questo Xperia Z3 Compact mette un po' sotto sforzo il dispositivo, diciamo in generale. Tant'è che nella parte superiore, in questa parte qui, si sente eccessivamente il surriscaldamento quando abbiamo aperto l'applicazione della fotocamera, che o in stand-by o durante l'utilizzo mette a prescindere sotto stress il dispositivo. Intanto andiamo in galleria, vediamo alcuni scatti che abbiamo realizzato con questo Z3 Compact. Questi sono gli screen da mettere in recensione, vedete qui
la possibilità di effettuare uno scatto con sfondo sfocato, mentre abbiamo diciamo in primo piano un soggetto messo a fuoco, abbiamo in secondo piano l'oggetto completamente sfocato, quindi con la possibilità in tra virgolette post-produzione con l'interfaccia software di questo Xperia Z3 Compact, abbiamo la possibilità di modificare la fotografia dopo averla scattata. Questo qui era lo scatto con doppia fotocamera di cui vi parlavo, qui nel cerchietto verrà messa la nostra bellissima, devo dire, faccia durante lo scatto, mentre con l'altra fotocamera, quella posteriore, è l'oggetto che abbiamo di fronte al momento in cui andiamo a scattare la foto. Vedete colori molto belli per questi scatti con Z3 Compact, fotocamera frontale, come vi dicevo, che scatta delle fotografie non al massimo delle possibilità. Ovviamente 2,2 megapixel sono piuttosto pochi e di conseguenza si avrà un grandangolo buono, ma una qualità dello scatto non delle migliori, ma soprattutto con dei colori non sempre reali ed una qualità bassa, visto comunque la grande quantità di rumore che è presente nei vari scatti. Fotografia qui invece al buio con poca luce, senza flash ovviamente, mentre questa qui scattata con flash ed è evidentissima la differenza. Poi vedete sul nostro sito le fotografie caricate ad alta qualità e quindi potrete valutare voi stessi effettivamente la qualità degli scatti di questo Sony Xperia Z3 Compact. Ritorniamo al menu principale, parlando di software, con questo Sony Xperia Z3 Compact siamo rimasti davvero soddisfatti, d'altronde come tutti quanti gli altri dispositivi di casa Sony, che presentano un'ottimizzazione veramente veramente eccellente. Ottimizzazione ovviamente dovuta anche alla presenza di Android 4.4.4 di KitKat. Ovviamente una delle ultime versioni a disposizione, senza contare l'Olipop che da poco è stato presentato e neanche disponibile ufficialmente al pubblico. Dicevamo una versione veramente con pochi ritocchi da parte di Sony, se non nella classica interfaccia grafica che ormai siamo abituati a conoscere in tutti quanti gli altri dispositivi di casa Sony. Interfaccia veramente leggerissima e fluidissima in ogni situazione, che occupa davvero pochissima memoria RAM durante l'esecuzione di tutte quante le applicazioni. Adesso vi faccio vedere quanta memoria è utilizzata dal sistema. Vedete, abbiamo 1 GB usato con tutti i vari WhatsApp, Facebook attivi in push, che vi permettono di eccessivamente andare a riempire la memoria di questo dispositivo, che come vi dicevo è di soli 2 GB. Ma ovviamente grazie all'ottimizzazione Sony si riesce ad avere un buon uso della memoria RAM stessa, che non viene mai, dico mai, saturata da tutte le applicazioni che abbiamo in esecuzione in background e non. Mentre ultimo aspetto interessante è sicuramente quello relativo alla batteria da 2600 mAh. Sicuramente direte non sono moltissimi, ma la scelta di utilizzare un processore Snapdragon 801 non molto esigente di risorse, un display solamente HD e non un Full HD su una 4.6 di pollici di diagonale, forse la scelta migliore. Probabilmente Sony si è trovata in condizione di attuare questa scelta anche per migliorare l'aspetto appunto relativo all'autonomia, che è veramente eccellente di questo dispositivo. Partendo dalla mattina alle 7 circa, si riesce ad arrivare tranquillamente fino a cena e dopo cena anche con oltre un 10% di batteria ancora a disposizione, circa 4 ore e 30, 5 di schermo attivo con tutte le sincronizzazioni mail, Facebook, WhatsApp, Messenger, anche tutti quante in push, si riesce comunque a coprire la giornata. Quindi pienamente soddisfacente anche l'aspetto batteria. Prezzo di vendita di questo dispositivo circa 450-430 euro nei vari store online, anche se con qualche offerta è possibile trovarlo a qualche decina d'euro in meno. Dispositivo consigliato a chi probabilmente si affaccia per la prima volta nel mondo degli smartphone e non è abituato a grandi dimensioni per uno smartphone, un dispositivo che comunque deve essere portatile, o semplicemente per chi ha bisogno di uno smartphone comodo e maneggevole durante l'utilizzo quotidiano. È veramente un prodotto equilibrato, che ha una buona fotocamera, una buona autonomia, un buon prezzo di vendita e soprattutto delle dimensioni veramente veramente comode durante la giornata, tant'è che io
L'unico aspetto che probabilmente mi preferirei di questo dispositivo rispetto ad un dispositivo più grande sono proprio le dimensioni decisamente più comode, anche se comunque per abitudine non riuscirei ad utilizzare uno Z3 Compact dal momento che utilizzo sempre dispositivi da 5,5 pollici circa o all'insù. Quindi Z3 Compact consigliato soprattutto a chi non ha grandi esigenze di avere uno schermo grande diciamo, tra le proprie mani e quindi di avere dispositivi eccessivamente ingombranti. Per Android Blog è tutto. Se avete qualche domanda, non esitate a scriverci. Nicola De Cillis.